Buonasera, stavo giusto salutando i quattro gatti che ci seguono sul podcast speaker. Saranno magari qualcuno in più fra qualche minuto perché ho anticipato di, diciamo, 3 minuti. Sapete che andiamo contemporaneamente in diretta sia su YouTube, Facebook Video e chiaramente poi su Spreaker. È arrivato anche un altro fedelissimo Tony che saluto. Oggi siete ben due, so che il mercoledì è sempre un giorno abbastanza pesante per il lavoro, per i molteplici impegni, vediamo il fine settimana lontano, siamo oberati di problemi, ovviamente spero leggeri per tutti, ma problemi del lavoro e dunque ecco che il mercoledì siete pochi per quanto riguarda il seguito, ma noi imperterriti proseguiamo oggi. Chiaramente, proprio per dare un'alternativa all'ex encounter, sapete che il mio primo amore va agli esagoni, ma non dimentico mai che molti dei nuovi di coloro che magari ci stanno seguendo negli ultimi 2-3 anni. Sono passati dal gioco da tavolo al mondo del board game e chiaramente preferiscono altro all'ex encounter, come i point to point, come appunto il board game protagonista di stasera e delle prossime puntate, come Successos, come anche il Pazzo Glory, come sono i board game ad aree. Dico sempre che il variegato mondo board game non è fatto solo ex encounter, è appunto per questo che cerco di alternare e dare alternative a coloro che magari anche rifiutano mentalmente l'ex encounter. Sappiate però, ne parlavo appunto qualche minuto fa con Fabrizio Giuberti, sappiate che però secondo me l'esperienza totalizzante col board game simulativo si ha sempre comunque con l'esagono. Ecco perché spesso e volentieri la nostra prima attenzione cade. Ecco, sapete già che sto portando avanti lo speciale contemporaneamente con The Jaws of Victory della New England Simulations. Ricordo che poi ne andremo a parlare. Ieri ho fatto uno speciale di 3 minuti proprio per presentare il board game. Quando ho tempo cerco di fare questi piccoli stacchetti che cercano di far conoscere in pochi minuti cosa andranno a trovare il board game. Lo farò anche per Caesar, l'altro gioco che ha vinto il Vexillon 2020 di Max Simonic, un altro point to point che chiaramente trova le sue radici come Sword of Rome in Hannibal, sempre un card driven, e Hannibal è a 2 giocatori, mentre vedremo che questo Sword of Rome, che da molto a 4-5 giocatori, trova proprio le sue basi nel Hannibal seconda edizione a detta dei Ray Farrell e del suo sviluppatore Brad Johnson. E non ricordavo, lo stavo rileggendo poco tempo fa, che anche Folco Ranchi partecipò inizialmente allo sviluppo di Sword of Rome, poi per problemi non poté seguire più la messa in opera di Sword of Rome. Ma prima di parlare nel dettaglio del gioco, intanto vi faccio vedere che ho preparato, come al solito, una schermata per lungo in cui potete vedere, in pratica, questo board game si svolge nello stivale italiano. Poi ho chiaramente della latitudine per far vedere le carte, il piazzamento. Oggi parleremo chiaramente del piazzamento iniziale, quali sono gli scenari da noi consigliati. Chiaramente, come al solito, analizzerò la sequenza di gioco e parlerò oggi, nelle prossime puntate, in maniera abbastanza profonda del gioco a 4 e a 5 giocatori. Perché non voglio parlare, ma perché non mi focalizzerò sui 2-3 giocatori? Cioè, Damiano, perché secondo me, come tutti i multiplayer card-driven, come lo è Sword of Rome, non ha lo stesso risultato, non ha lo stesso coinvolgimento. Se ben vi ricordate, abbiamo aperto la stagione con Here I Stand e sapete benissimo che c'è una versione a 2 giocatori
per Hierestand, ma Hierestand raggiunge il suo climax sicuramente a 5 e a 6 giocatori, a 4 passabile, ma sotto non è un wargame, o meglio, perde il suo fascino. Non è che non si può giocare, perde il suo fascino. E la stessa cosa si può dire di questo Sword of Rome, che appartiene alla fortunata schiera dei card driven che hanno, dico sempre, hanno dato una nuova dimensione al mondo del wargame, che fino a We the People, ricordate di Mark Herman, questo card driven che aprì decisamente la strada a un wargame più per tutti, per tutta la platea, e non solo per gli addetti ai lavori che desideravano continuare su questi manuali, come avete visto, Joseph Victory, non complessi ma che richiedono più tempo. E Mark Herman ha aperto la strada con We the People. Ricordo che poi, con, se uno volesse rinfrescare l'esperienza di gioco di We the People, provi a cercare Washington's War dello stesso autore, con alcuni cambiamenti, ma in realtà Washington's War è uno dei migliori. Penso che probabilmente dopo Sword of Rome andrò su Washington's War, proprio per cercare di far vedere i vari livelli del nostro mondo. Molto bello Washington's War, ovviamente, come dico sempre, non ha la stessa profondità che ci può essere da un ben fatto Hex Encounter. Ma ora andiamo a vedere un attimo, approfitto, ecco, lascio la schermata doppia con Sword of Rome, andiamo a vedere cosa è successo prima di tutto nel nostro gruppo. Vado ad aprire la schermata, vediamo se la trovo, ovviamente non ce l'ho aperta, vediamo un po', ecco qui, vado ad aprirla su Casus Belli, torniamo in diretta e andiamo a scoprire cosa è successo nel nostro gruppo. Io lo so benissimo, chiaramente, ragazzi, ma voglio un attimo passare un attimo il 10 minuti ad analizzare quello che è successo. Annuncio che stiamo per raggiungere i 2300 appassionati, ragazzi, è un traguardo veramente impensabile. Se andate a vedere quanti eravamo nel 2010-2009, eravamo rimasti veramente in pochi. Beh, ragazzi, è veramente un orgoglio ed è veramente soddisfazione vedere che riusciamo a raccogliere così tanti appassionati intorno a questo gruppo, che non parla di solo di wargame, Hex Encounter, è molto inclusivo e tutti scrivono. Ecco, per esempio, voglio citare Aurelio Giustino Iezzi, che parla di Tank Duel, Enemy in the Crosshair. Bene, ecco, Tank Duel è uno di quei wargame da seratina. Vedete, Aurelio ci parla, un'altra bella serata trascorsa comodamente seduti nei nostri tank. Ecco, Tank Duel è sicuramente raccomandato a coloro che non vogliono impegnarsi troppo, ma vogliono assaggiare il mondo del wargame. Poi cito Andrea Pacogaggio, che hanno piazzato, e ne sono contento, Successes. Loro però hanno preparato le miniature assolutamente non organiche al sistema, ma che, come potete vedere dalle foto, danno un'immagine migliore. Complimenti a chi ha dipinto e a chi ha preparato le miniature. Poi c'è Riccardo Masini, che l'ho messo in evidenza, il suo logo su Battle of the Bulge 1944, un gioco molto semplice sul che non possiede la Warrington. Però ecco, questi wargame rappresentano l'altra faccia, o meglio, una variabile magari più appetibile da coloro che non hanno tanto tempo da dedicare al nostro mondo. Faccio sempre pubblicità al prossimo, okay, ragazzi, il mio prossimo libro, ma il mio prossimo, non sono scrittore, Storia del mondo in 100 wargames. Siamo praticamente alla stampa e spero di presentarlo a breve, ma sicuramente a Modena ci sarà un banchetto dedicato a.
Poi vediamo un po' ancora Riccardo che ci parla di primi passi nella storia, la guerra moderna, adagio Economicon, Alessandro Amadori che è orgoglioso di mostrare Dark Summer, Lost Grig, direi due ottimi acquisti. Ecco, questi wargame sono wargame che possono essere anche da primo approccio, anche se ho già detto, e lo ribadisco, che volete partire da giochi complessi come Advanced World Leader, come The Jaws of Victory, come il sistema OCS, partite tranquillamente ragazzi, se avete veramente il fuoco sacro, se siete motivati, partite tranquillamente da qualsiasi wargame di Attiri. E poi c'è Fabrizio Vianello che faceva pubblicità al suo gioco, o meglio, sui suoi giochi Sacred Oil and the Sea Gave Up the Dead, presumo che sia, non li conosco poco i giochi di Fabrizio, lo ammetto, e mi pare che abbiano avuto un buon risultato. Ecco, e Fabrizio pubblicava questo After Action Report of 1985. E poi ecco, riporto Nando Ferrari con la, che parlava di Empires in Arms, vediamo un po'. Beh ragazzi, penso, ecco, una cosa importante che ho pubblicato per coloro che fanno fatica a trovare il nostro primo magazine di riferimento, cioè Storie di Guerra e Guerrieri, oggi che ero sul sito della Sprea, la casa editrice che pubblica il magazine diretto da Guglielmo Duccoli, e questa scheda può essere fatta dai giornalai per provare, per richiedere le copie arretrate. Quindi chi è interessato e magari anche in edicola non lo trova a causa di problemi di distribuzione, compilate la scheda o fatela presente ai giornalai e magari loro provvedono, perché poi alla fine il loro interesse è cercare il giornale e quando l'edicola si attiva quasi sicuramente riescono a farvi avere la vostra copia. È tutto ragazzi, chiaramente nelle feature ci sono sempre i nostri lavori del Giannizzero Nero, ecco, i Three Minutes Where the Jaws of Victory, questi diciamo episodi lampo, e quindi pubblicizzo anche tutte le nostre produzioni. Torniamo in diretta e tolgo il riferimento al nostro sito e andiamo, ciao Paolo, e arriva Paolo e andiamo nel, diciamo, nel vivo della nostra puntata e analizziamo Sword of Rome. E sono sincero, non avevo mai letto la storia dello sviluppo di Sword of Rome, nato con un titolo The Rise of Rome. Ha avuto una lunga gestazione, vi ho già detto, con Folcoranchi prima, con Brian Jameson dopo, ma devo dire che proprio perché ha avuto una lunga gestazione e una particolare cura, adesso capisco perché il gioco funziona, non che sia il wargame definitivo. Sappiate che possiamo criticare determinati episodi storici, ma è uno dei pochi giochi strategici su un periodo di circa 90 anni, pieno di attività militari, ma chiaramente proprio perché è un card driven non possiamo ripercorrere tutti gli episodi storici secondo una precisa cronologia. Ecco, parlavo di Brenno, cioè sono stati tanti leader Brenno nei Galli, ma presumo che il più importante sia il Brenno che ha sconfitto i Romani nel 390, e qui siamo già nel 362. Però questi sono dettagli ragazzi, alla fine i card driven nascono proprio per permettere un approccio più semplice al wargame, un'analisi dei principali eventi che magari non escono cronologicamente in maniera corretta, però alla fine sono wargame che prediligono la parte ludica, ma allo stesso tempo ci fanno entrare nella storia con la S maiuscola. Ho preparato, come vedete,
le quattro fazioni, ecco, vedete i greci, i greci italiani della Magna Grecia, gli etruschi e i sanniti, caratterizzati, questo è un doppio popolo, certo, azionato, condotto dallo stesso giocatore, ma con due colori diversi. Poi abbiamo chiaramente i nostri galli e poi, ecco, più in alto, poi lo andrò a mettere in evidenza, i romani. Ecco, parlerò sicuramente di queste quattro fazioni, ogni fazione ha la sua particolarità, la vedremo, e come dico sempre, la mia politica è quella di andiamo a piazzare lo scenario, dopo averlo piazzato possiamo andare ad analizzare la sequenza di gioco e lentamente, col nostro processo, che sottolineo sempre, di skimming e scanning, cioè di scrematura e ripresa dei punti più importanti, andremo a imparare il gioco. È chiaro che, dico sempre, questo è l'approccio che consiglio. Sento altri che si leggono le regole di getto e poi le vanno a applicare. È chiaro, anche questo è un metodo, però è un metodo che secondo me perde di concretezza e costringe a, diciamo, una memorizzazione, ma mai l'esperienza di gioco. Quindi non leggete mai riga per riga le regole, non serve a nulla, in quanto è con l'esperienza di gioco di pari passo con una lettura delle regole quando necessario a darvi poi la possibilità di maneggiare completamente il gioco. Ecco ragazzi, andiamo sulla nostra mappa, ecco, vedete, c'è lo stivale di traverso, ecco, se andiamo sulla seconda videata vedete lo stivale come deve essere, ma preferisco per il momento, dato che andiamo a analizzare fazione per fazione e punto per punto, preferisco avere questa visualizzazione. Vado intanto a cancellare le mie evidenziazioni rosse, poi le riporterò e mi sposto un attimo, ecco, magari così potete, cerco di tenere la cam principale del computer, ma allo stesso tempo vado a posizionarmi sul tavolo e vado a evidenziare, vediamo un po', vado a spostare la mia prima webcam in basso in maniera tale che potete visualizzare meglio la mappa. Ecco, ho preparato già tutto quanto necessario con le unità, e un fatto molto molto gradito è che con queste le carte di ogni fazione avete il piazzamento. Quindi cosa fate voi? Se ci fate caso, sto già entrando nel gioco, non sto andando a leggere le regole, ne alzeremo dopo. Ecco, Roman card, Greek card, Etruscan Samnite card e Gallic card. Ovviamente partiamo dai romani. Premessa: non sono i romani temibili del periodo repubblicano, ma qui siamo con una Roma che sta ancora, è ancora alla ricerca di una direzione di espansione, ma minacciata dal sud, o meglio dagli Etruschi e dai Sanniti, e dalle ancora dai Galli. Quindi non abbiamo una Roma potente, abbiamo una Roma con possibilità di avere molti soldati, ma non crediate che siamo di fronte alle legioni romane, quelle mitiche legioni romane che hanno dominato poi il periodo fino a Cesare, dopo Cesare, e poi comincia il declino, ma qui siamo ancora con l'ascesa di Roma, ecco perché il titolo originale era The Rise of Rome, ma è un rise molto, diciamo, faticoso, perché, vi ripeto, abbiamo popoli
Ricordo adesso, per fare qualche cenno storico, i Romani hanno preso molto dal modo di combattere e anche dal punto di vista dell'equipaggiamento dagli Etruschi, dai Sanniti, non dai Galli, che probabilmente puntavano come al solito sul loro, sulla forza d'urto, ma poi a livello di tattiche ben poco potevano mettere contro gli Etruschi e contro i Romani, e gli stessi Greci, che avevano chiaramente ancora focalizzavano ancora lo schieramento sulla falange, che ci sono sempre molti articoli, falange contro legione romana, chi vince e chi perde, ma qui alla fine non c'è mai stato un confronto diretto legione-falange come noi lo intendiamo. E devo dire però che personalmente su un campo di battaglia dell'antichità darei la primaria importanza alla legione, cioè una legione più efficace, in quanto è sicuramente più flessibile rispetto a una falange molto difensiva, ma purtroppo secondo me poco dinamica per modificare magari il piazzamento o per modificare il corso della battaglia. Ovviamente le immagini ci colpiscono. Sì, adesso Damiano ti rispondo. Ovviamente le immagini ci colpiscono, penso a quell'Alexander di Oliver Stone. Perché penso a quell'Alexander Oliver Stone? Perché la battaglia di Gaugamela vede la tenuta della falange macedone contro i persiani, ma in ogni caso vediamo che è una vittoria, o meglio una resistenza passiva, non un cambio di direzione alla battaglia. E infatti, pensando a Gaugamela, il cambio di direzione, come sovente, come spesso è accaduto, è dato dall'utilizzo delle armi della cavalleria unita alla fanteria. Sappiamo come Alessandro, da quello che dicono i report dell'antichità, usasse la cavalleria proprio per per aggirare l'avversario, per dare il colpo definitivo alla resistenza. Dunque, ecco perché secondo me è la legione che poi, come è successo, avrebbe trionfato sui campi di battaglia antichità. Damiano, sì, Damiano, sì, all'inizio si espandono, ma è chiaro che qui possiamo riportare le nostre esperienze di gioco, ma attenzione a un'espansione troppo veloce, perché quando arriva Brenno, e lo vedremo, gli Etruschi e i Sanniti, se si uniscono, possono far male, e i Romani potrebbero poi trovare problemi anche a sud da un greco che si insidia dove, ve lo faccio subito vedere, intanto metto in ordine le mie carte, metto da parte per il momento il rulebook e vado a piazza, da un greco che si insinua a Capua. La mia ultima vera partita l'ho fatta 2 anni fa, mi pare, sì, adesso è tanto che non gioco a Sword of Rome, ma ho avuto un greco che si è messo a Capua con una forte resistenza e c'è stato uno stallo, perché sì, aveva un forte esercito, ma delle volte io sconsiglio sempre, come in tutti i car driven, di andare a fare grandi sconti iniziali, perché correte il rischio di uscire dalla partita o diventare marginali all'esito. Ciao Fabrizio, ecco, citavo Fabrizio che ho appena citato della nostra chiacchierata per quanto riguarda Joso Vittori, che è il protagonista, o game protagonista di queste settimane, e con Fabrizio sicuramente, Fabrizio sarà ospite, spero, assieme a Andrea Scubla, di delle puntate dedicate a Jos. Perché? Perché, come dicevo, mi manca ancora una esperienzialità, scusate questa parola che non è proprio bella, l'esperienza di gioco a fondo di Joso Vittori, provato solo il primo scenario, sì, guardato gli altri, e invece Fabrizio è qualche mese che sta giocando e quindi ha concluso più scenari, e Andrea Scubla, me lo diceva Fabrizio, ha fatto anche un'analisi
più da vicino riguardo alle aperture. Ecco quindi perché saranno delle bellissime puntate, in quanto oltre a divulgare il gioco, ad analizzare regola per regola, avremo anche Fabrizio e spero Andrea in trasmissione per parlare a fondo di Jaws of Victory. Torniamo però su Outer Rome, ecco, sto mettendo i galli diciamo a nord d'Italia, prendo i romani, li metto al centro e saranno i romani che prendo come in considerazione come piazzamento. Allora ragazzi, dicevo, intanto metto da parte le Desperate Times, che sono queste carte particolari. Sappiate che ovviamente è un gioco, ragazzi, Sword of Rome non è una simulazione, ed è un card driver, e ogni fazione ha queste carte veramente della disperazione che possono essere giocate in qualsiasi momento, proprio perché magari il giocatore è in difficoltà, soprattutto ecco perché Desperate Times, e può giocare una carta da tre importante per sistemare il fronte o dare un colpo definitivo a una fazione indebolita. Ecco, ma siccome sono solo due per tutto il gioco, si consiglia di da giocare queste carte quando si è veramente in difficoltà, o magari, perché no, quando si vuole magari cercare di vincere per vittoria automatica, che non succede spesso, soprattutto in un gioco equilibrato. Ricordo che ogni fazione ha due Desperate Times che fanno parte di ogni mano del giocatore e si giocano una volta e vengono scartate definitivamente, quindi non ritornano più. Ecco perché giocarle con molta, molta accuratezza. In ogni caso, le metto da parte, le due carte Desperate Times, e vado invece, ecco, le metto da parte, a vedere più da vicino la Roman Card, e aggiungerei Roman Card Setup, perché, come dicevo, non aprite il manuale al momento, anche se poi vi faccio vedere sulla schermata dello scenario. Vedete sul playbook, ricordo che il playbook accompagna il regolamento principale, ve lo faccio vedere, così potete anche voi dare un'occhiata in diretta. Ecco, vediamo se posso riprendere Acrobat, eccolo qui. Ovviamente vediamo, non ce l'ho, ecco, Sword Room Rules, torniamo, ecco qua, vedete, qui abbiamo il manuale principale, Conquest of Italy, design, ricordo il designer Ray Farrell, e non ricordo quante pagine, sono 24 pagine, con l'ultima pagina un glossary, e poi avete un approfondimento. Ricordo che il gioco può arrivare fino a 5 col cartaginese, che nel gioco a 4 è una fazione che viene attivata con determinate carte, mentre nel gioco 5 diventa una fazione, utilizzerei il termine attiva. Vi ricordo che stiamo parlando della nuova edizione, in quanto Sword of Rome è uscito in due edizioni, 2004-2010. Nel 2004 nella scatola trovavate solo il gioco al 4, poi è uscita l'espansione a 5 giocatori, e nella ristampa invece poi hanno incluso la possibilità di giocare in 5. Devo dire però che tutto sommato io personalmente lo preferisco a 4, perché a 5 spesso e volentieri il greco è talmente preso al cartaginese che non fa altre azioni, dunque diventa un gioco che si divide in due: da una parte romani, etruschi, sanniti e i galli a fare saccheggi, e dall'altra greci e cartaginesi. Non mi piace molto, poi dipende, ci sono le particolarità. Vi faccio vedere anche il playbook, ecco, vedete, lo vedete in evidenza, e io sto partendo dalla prima pagina, Scenarios and Setup. Torniamo in diretta, però voglio chiudere il mio Acrobat per quanto riguarda la lettura, e torniamo proprio sul
sul piazzamento stiamo parlando del romano, metto da parte anche il greco, lo posiziono a sud, ci arriveremo dopo, ecco qui, ovviamente sento sottofondo il mio cellulare che sta squillando e non vorrei che c'è qualche giocatore che sta cercando di mettersi in contatto con me, ce l'ho lontano ragazzi, se state telefonando non telefonate perché oggi non è prevista la telefonata. Ecco, vado sul romano, chiaramente la zona di interesse è il centro Italia, solo il centro Italia, e abbiamo due, siamo nel periodo di eserciti consolari guidati dai due consoli. Ecco, Damiano è interessante, io ci ho giocato sempre in 5, però Damiano, ti posso rispondere, Damiano che fa una domanda in diretta, Damiano ti posso dire che secondo me rende di più in 4, in 5 diventa un pochettino più contorto, ma ha il suo fascino anche in 5. Io personalmente, dopo averlo provato diverse volte, preferisco in 4, ma poi alla fine dipende anche da chi, dalla tipologia di giocatori che hai. E Roman Card, Camillus, vi faccio vedere la carta in primo piano, vediamo un po' se riuscite a leggerla, eccola qui. Setup Camillus, 5 combo units a Velletri, per usare il termine italiano, e 7 combo units con Valerius a Roma. Ecco qui, vado quindi a piazzare, così posso anche parlare delle combo units, molto semplice ragazzi, non ci sono molte informazioni. Una grafica di Roger McGowan simile a SPQR, per tutti voi che lo conoscete, avete un solo numero 5 che rappresenta la forza. Quindi, come dice la carta setup, abbiamo 5 unità, o meglio 5 punti forza con Camillus a Velitre, ecco, vedete, così ne approfitto, Velitre ha il nome in rosso e quindi questo fa parte del, è un punto vittoria. Andrò poi adesso a analizzare i punti vittoria perché è molto molto importante capire come si conteggiano i punti vittoria. Il gioco predilige non tanto la conquista ma il mantenimento dei punti, tanto è vero che quando perdete un punto che avevate all'inizio e avete una conquista esterna, andate a prediligere il punto che avete in casa, perché il punteggio viene fatto alla fine di ogni turno. E se magari, ecco, per esempio Velitre è occupata dal nemico, non perdete un punto per tutta la partita, ma perdete un punto a turno e guardate, può essere pesante. Quindi prediligete prima la riconquista dei vostri territori. Quindi mettiamo il nostro Camillus e 5 combat units qui a Velletri. Vediamo un po', voglio metterlo più da vicino se riesco, ecco qui, così siamo più vicini. Vado a mettere il focus sul centro Italia, perfetto. Camillus 5 unità e Valerius chiaramente col grosso dell'esercito 7 unità a Roma. Attenzione, non ho ancora spiegato la mappa e ne approfitto per introdurre un concetto che questo gioco usa tanto, la loyalty. Vedete, Roma ha questo 3. Allora, questo 3 indica la fedeltà che ha Roma nei confronti, diciamo, del governo. Questa fedeltà può aumentare o decrescere a seconda del prestigio che la fazione può conquistare o perdere in seguito delle battaglie, oppure anche aggiungere o togliere fedeltà con i punti della carta. In questo caso Roma ha una fedeltà alta, 3, che è il massimo, e raccoglie l'esercito principale da 7 con il console Valerius. Vedete, così ne approfitto anche, questi due numeretti, 2 e 2, Bene, signori, questo 2 principale sulla sinistra è, utilizziamo un termine, valore strategico. Ci vuole una carta da 2 per attivare Valerius. Cioè, questo numero indica quanti punti devono essere riportati sulla carta. Vado a prendere una carta. Ecco, con la carta Insurrection da 2 potete attivare Valerius.
mentre 2 è, diciamo, il valore tattico in campo aperto, in battaglia, che generalmente viene messo in rapporto al generale avversario e può dare o meno vantaggio sul combattimento, che chiaramente non vedremo oggi, ma questo valore in battaglia lo vedremo nelle prossime puntate. Ecco, setup, nel suo setup della Roman Card, e vi ripeto, avete acquistato il gioco? Seguite questa procedura, piazzate direttamente, se avete fatto caso non ho ancora detto una parola delle regole. Diciamo, le analizziamo lentamente e arriveremo poi chiaramente col gioco a maneggiarle meglio. Sulla carta dei Romani abbiamo il Volsci Setà. Chi sono questi Volsci, ragazzi? Sono popoli che purtroppo per Roma sono attivi, sono degli avversari di Roma e albergano a Anzium o la moderna Anzio. C'è ancora Anzio, una ridente località balneare romana, chiaramente del Pontino, e abbiamo questi Volsci con un leader, attenzione, da 3, ma che anche, come potete vedere, un valore tattico da 3. E se analizziamo un possibile, diciamo, scontro fra Valerius e i Volsci, beh, Valerius è comandante da 2, quindi questo minor leader, ricordatevi che abbiamo name leader, cioè leader che sono riconosciuti dagli scritti storici, quindi possono essere stati, diciamo, hanno un nome, ma questi minor leader sono leader senza nome, ma leader abbastanza potenti, da 3. Paradossalmente, questo generale in battaglia vale più di Valerius. Attenzione quindi quando attaccate, perché lo svantaggio tattico dà più possibilità di vittoria all'avversario se avete questo svantaggio. Quindi attenzione che Anzium all'inizio è una brutta gatta da pelare per il romano. E chiaramente, diciamo che è un deterrente perché è solo un esercito da 4, forte finché si trova ad Anzium, ma se uscisse da Anzium, beh, è sempre in minoranza, in inferiorità numerica rispetto al romano. Rimane però una minaccia che il romano, appena possibile, può, deve debellare. E sulla carta che vi consiglio di leggere attentamente, trovate anche un receive special rules. Vi ricordo che ogni fazione ha le sue, diciamo, particolarità. Fra le prime abbiamo receive 2 combat units diciamo, come rinforzo, più una combat units per ogni wall city. Cosa significa? Perché se Roma controlla le, e inserisco un altro termine, le wall cities, sono questi quadratini, ragazzi. Se il romano controlla le wall cities, riceve 2 combat units. Quindi il romano, nel momento in cui c'è una fase di rinforzo, adesso andremo a vedere nella sequenza di gioco, riceve 2 combat units più una wall city. Se fossimo alla fine del turno, il romano avrebbe 2, 3, 4, finito, avrebbe 4 combat units. E vedete, c'è anche un 2 giallo che lo indica. È chiaro che, consiglio sempre, c'è una regoletta particolare di creare wall cities, quindi città fortificate, per avere più rinforzi. E una regola molto importante che non dovete dimenticare è che questi consoli, voi avete Valerius e Camillus, a ogni turno, come avveniva, vediamo sicuramente chi ha giocato Hannibal, ecco, ricordo che il regolamento di Soldier Rome si basa su Hannibal Second Edition. E dunque, a ogni turno, se ben lo ricordate, gli cambiavano i consoli ed è la stessa cosa che appare in Soldier Rome. Adesso non ce l'ho sotto mano i consoli, andremo a presentare la prossima volta, ma ricordatevi che a ogni turno vi può capitare console forte o console un po' scarso.
Per esempio, guardate Camillus, che è un generalino da 4, niente male, ma ce l'avete al primo turno, sperate sempre che torni. Un 2-4 è un ottimo generale, perché si attiva solo con una carta da 2 e ha un valore tattico da 4. Quindi, ecco, andate a leggervi magari la biografia di Camillus, che tipo di generale era, ma penso che sia Livio che Polibio l'hanno considerato un buon condottiero, se le fonti sono quelle. Poi, oltre a rimpiazzare entrambi i consoli ogni turno, il romano ha più carte rispetto agli altri giocatori, ben 8, dunque quello che gioca di più. Ma perché, ragazzi? Guardate la posizione, ve la faccio vedere anche per lungo. Guardate, ragazzi, il romano ha la posizione centrale ed è soggetto a tutte le angherie degli altri popoli. Vedi gli Etruschi Sanniti, vedi la spinta eventuale dei Greci e vedi, anche se non lo vedete qua, la spinta dei Galli. Dunque ha più carte proprio perché secondo me all'inizio è colui che si deve guardare le spalle, quindi io consiglio sempre di al romano costruisci piano piano, crea le wall cities per avere più rinforzi, quando hai consoli, uso il termine semi, vai all'attacco, ma prima consolida quello che hai e poi lentamente vai alla ricerca della vittoria. È chiaro che in questo caso sto prediligendo il fatto statico, ma il primo turno consiglio romano di essere molto molto statico, altrimenti potrebbe ritrovarsi, perché è psicologico, ma generalmente il romano qui è visto come il primo nemico, l'ho visto in diverse partite, e dunque siccome non è il romano spezza tutto alla Cesare, beh, in questo caso attenzione ai vostri avversari, perché per forza di cose siete sempre sotto l'occhio, sotto la lente di ingrandimento. E già ho detto, ricordatevi che c'è la regola, l'esercito può creare una walled cities, quindi quando avete le combat units su una città tonda, ecco così posso, vedete le città tonde che non sono fortificate, quindi non si prendono per assedio, ecco la differenza soprattutto è che anche in questo quartiere le città si prendono per assedio, mentre in questi punti rossi basta conquistarle, basta occuparle. Ed ecco perché il romano deve correre a creare wall cities e ha la regola 721 che gli permette, riassumo in breve, giocate, attivate l'esercito e utilizzate una combat units per creare una wall cities. E ricordo che la wall cities poi sarà molto importante per prendere rinforzi. E può muovere fino a 3 combat units. Non abbiamo un romano particolarmente forte navalmente. Dopo aver giocato una carta cosiddetta duoviri, allora il romano può muovere fino a 3 combat units. Ma non ho mai visto un romano particolarmente attivo con le navi, però si può giocare magari per fare qualche colpo di coda quando necessario. E dopo questa carta, Duovi di Navale, Sevent, Event può muovere romano, ma una cosa importante, ricordate che c'è una carta che dà romano, Cartagine non è ancora una potenza nemica che sfida le mire espansionistiche romane, ma c'è una carta che porta l'alleanza di Cartagine e questo può essere un vantaggio per romano, proprio per se trova il dominio lungo sul mare, beh, il romano diventa un avversario molto molto temibile. Quindi sappiate che il gioco come si evolve, un romano cauto all'inizio piano piano si espande e a un certo punto diventa inarrestabile, però ripeto ragazzi, dipende anche dagli equilibri che si creano sul campo di gioco. Mettiamo da parte il romano, ragazzi, l'ho piazzato, lo lascerò qui perché non so ancora se venerdì dedicherò la puntata a Sword of Rome o a Joseph Victory. Magari se lunedì avrò Fabrizio e Andrea in trasmissione, allora andrò venerdì su Sword of Rome. Non lo so ancora, ragazzi, devo ancora decidere.
ma in ogni caso sappiate per l'alternanza nelle prossime settimane, almeno nelle prossime 2 settimane, nei prossimi 15 giorni, alternerò Sordo Room e Joseph Victory. Due wargame che non sono difficili, ma richiedono attenzione. Sordo Room chiaramente senza gli esagoni non è complesso, ma molti, e capisco, dato che non c'è la traduzione italiana delle regole, giuro non lo sapevo, c'è la traduzione delle carte, ma non è la stessa cosa, beh, potrebbero trovare difficoltà con l'approccio, con l'apprendimento al gioco. Ecco perché ho deciso di dedicare alcune puntate a Sordo Room. Farò di più. Userò il gruppo per chiedere che cosa volete approfondire di Sordo Room in maniera tale che posso essere ancora più preciso nelle mie risposte. Tony chiedeva: i cartagini in questo periodo erano alleati di Siracusani? Allora, Syracuse era sotto, diciamo, il controllo dei, diciamo, dei greci, ma no. Sordo Rome in questo periodo parte con una Siracusa alleata dei Greci, della Magna Grecia, è una Cartagine che minaccia i possedimenti della moderna Sicilia. Vi ricordo che, vediamo un po' se riesco a darvi, ecco, in dettaglio, vi ricordo che la base di partenza dei cartaginesi è come al solito in Africa e abbiamo due basi della fazione non attiva 4 a Lilibeum e Panormus, che parte come, diciamo, le due zone, o meglio, scusate, la terza zona, non, Selinus, questa è la zona sotto, diciamo, il dominio cartaginese. Torno in diretta al centro e lascio i romani piazzati. Mettiamo da parte la carta romana, vi ripeto, aprite il gioco e andate direttamente a piazzare i romani e cercate di ricordarvi quanto vi ho detto e andiamo a occuparci dell'altro popolo che, diciamo, soggiorna, che si aggira per l'Italia centrale. Sono quei famosi etruschi sanniti che non sono ancora, diciamo, sotto il giogo romano, ma ancora mettono in pericolo le mire dei romani. Gli etruschi sanniti sono il popolo giallo-verde, hanno una eterna alleanza, quindi non, diciamo, non litigano mai, e avete la possibilità di, questo di solito si fa, di tenere i due eserciti separati, tanto è vero che potreste decidere come regola di tenerli separati, cioè prendete un tot rinforzi per i Sanniti e un tot rinforzi per gli Etruschi, senza diciamo mischiarli. Qui per la partita noi preferiamo non mischiarli perché altrimenti ci sarebbe uno sbilanciamento secondo il mio point of view. Quindi quando prendete rinforzi seguite 2 per i Sanniti, 3 per gli Etruschi e teneteli separati, anche se poi sono alleati, quindi l'Etrusco può tranquillamente soggiornare nel Sannio e viceversa. Anche gli Etruschi Sanniti, come ho detto, hanno le loro desperate times, vedete, desperate times, le metto da parte, ricordo che faranno parte, sono due carte che fanno, sono parte integrante della mano etrusca, e andiamo a vedere un piazzamento che è molto, un po' più semplice. Non avete ancora i main leader, ma avete degli Etrusca Minor Leader A, il primo leader, 5 combat units dove a Clusium, ecco ragazzi, andiamo a vedere Minor Leader A con 5 combat unit, ecco, vedete, andiamo, sposto un attimo la webcam, andiamo a Clusium, lo vedete qui, lo metto in evidenza, ecco qua 5 combat units. Poi ne avete altre due a Pise, o meglio la moderna Pisa, nome chiaramente latino, qui più in alto. Ecco, vado a spostare la mia webcam così potete vedere, la sposto qui in alto. Ecco qui, bene. Ecco, ho messo le due unità qui a Pisa, Clusium avete 5 unità, quindi siamo già a 7 combat units.
che equivalgono alle 7 combat units che il romano conta a Roma. E poi andiamo nel Sannio con i Sanniti, il Minor liderà con 5 combat units a Bovianum. Allora, qui ne approfitto, dato che sto introducendo i Sanniti, vedete queste linee tratteggiate? Tutte le zone, tutte queste aree, sia tonde che quadrate, sono collegate da semplici linee che sono, diciamo, indicano la possibilità di passaggio da punto a punto, un punto movimento da da questa zona a quest'altra. Invece i passi che richiedono due punti movimento sono molto problematici per gli altri popoli, impediscono di intercettare, ci sono degli esiti negativi sulla ritirata, mentre il nostro popolo, scusate il termine, di montanari combattenti considera questi passi come, diciamo, passaggi normali. È un vantaggio che hanno e, se ci fate caso, sono popolazioni che non hanno le wall cities, non sono, diciamo, non dico civilizzati, ma sono degli accampamenti fortificati in montagna, e l'unico modo per sconfiggerli è assoggettare questi accampamenti. Sono punti rossi, danno punti, ma non è per niente facile vincere in queste zone, perché un romano che si arrischia nella zona del Sannio, prima di tutto provoca la reazione di 5 unità, che non sono poi poche. Abbiamo poi alla fine un 5 contro 5, ragazzi, evitate queste avventure nel Sannio con poche unità, andateci con eserciti seri, e potreste essere sconfitti facilmente, perché poi questo 3 rosso indica che ci vogliono 3 punti d'assedio. Ragazzi, i 3 punti d'assedio sono, diciamo, regole che dovreste aver imparato da Successors, da Hannibal, da altri giochi card driven. Questi 3 punti rossi indicano che ci vogliono 3 punti per assoggettarlo. Qui solo un punto, ma chiaramente siete soggetti all'intervento. Possono intercettare, ricordo che in questo gioco c'è la possibilità di intercettare, come c'è in Successors e come c'è in Hannibal, e dunque attenzione con un'avventura romana nella terra dei tenuti Sanniti. Ricordo, l'ho già detto ma lo ripeto, che molte armi individuali dei Sanniti furono ripresi dai Romani. Dunque attenzione all'esercito verde, ai goblin Sanniti. E ricordate che poi è chiaro che nel gioco, se voi, mettiamo caso che mi piace fare questo movimento, ok? Molto pericoloso, ma l'Etrusco potrebbe prendersela male, e ragazzi, l'Etrusco potrebbe cominciare a minacciarvi scendendo a Roma, e voi avreste solo Valerius a combattere, ma non dimenticate che avete il problema dei Volsci ad Anzio. Dunque ragazzi, torniamo al discorso, siate cauti con Romano, non cercate conquiste che sembrano magari inizio facili, ma sono per niente facili. Quindi io direi fortificate i confini e poi passate all'attacco. È chiaro che voi, magari qualcuno potrebbe dire, ma questo non è un wargame, non ragionare secondo quei termini. Beh ragazzi, io magari sono un po' a senso unico, ma dico sempre attenzione, il romano qui a Sordo Rom non è così forte, e con l'intervento pure dei Galli sono guai, soprattutto lo vedremo quanto entra Breno. E ovviamente anche gli Etruschi Sanniti hanno delle regole speciali. Quella che va ricordata è che gli Etruschi possono dare denaro per evitare il combattimento. Quando giocano una carta da 3 fanno, uso il termine inglese, to bribe, praticamente, diciamo, si comprano la pace, corrompono il nemico, e il nemico non li può più attaccare, ma passa per il loro spazio,
contento di non aver combattuto e di aver preso un po' d'oro da parte degli Etruschi. Quindi ricordatevi che una particolarità degli Etruschi è proprio questa bribe ability, la possibilità di corrompere un esercito nemico e quindi non essere costretti a combattere. Ricordatevi che gli Etruschi, l'oro non è infinito, ma all'inizio di ogni turno bisogna verificare la mine depletion. Che cos'è la mine depletion? Poche parole, vedremo con i galli possono scendere perché il loro obiettivo primario per i galli è saccheggiare, e a un certo punto, se i galli hanno saccheggiato tante zone appartenenti agli Etruschi, beh, in questo caso bisogna vedere la mine depletion se esiste, e impedirebbe agli Etruschi di corrompere per evitare l'attacco. E la terza particolarità, già l'ho anticipata, la vado a ribadire: gli eserciti sanniti trattano tutte le connessioni a Bovianum e a Ufinera come, diciamo, spazi, come collegamenti standard, e non come passi, come passi imperdi, come devono fare gli altri eserciti. Metto da parte la Etruscan Summit Card, ecco, la metto da parte, e sono arrivato a 58 minuti di trasmissione. Non voglio proseguire oltre, la prossima volta andremo a piazzare i galli, che chiaramente albergano nella parte settentrionale dell'Italia, e poi andremo a piazzare invece di contro il sud con i greci della Magna Grecia. Ricordo che, ecco, vi faccio vedere, ogni fazione ha le sue carte personali, quella romana, e dato che l'abbiamo vista, quella etrusca sannita, non a caso ho messo in evidenza Caldine Forks, praticamente non so se c'è il termine in inglese, le forche caudine, non so se la pronuncia di questo termine latino è Caudine o Caudine, mi scuso, ma in ogni caso stiamo parlando delle forche caudine, una pesante sconfitta romana, e c'è questa carta che chiaramente permette ai sanniti di giocare, di difendersi, di combattere meglio. Ecco, le carte, ogni carta ha la sua storia, le vedremo nelle prossime puntate, così daremo anche delle pillole di storia. Ripeto, tornerò venerdì o lunedì con Sordo Roma, devo decidere, ragazzi, non ho una scaletta definita, ma dato che ho lasciato a metà il discorso, tornerò con Sordo Roma, metterò da parte Joseph Victory per la prossima settimana, completerò il piazzamento con, vi ripeto, con i galli e i greci, e proseguiremo, come ho già detto, con il setup, non il setup dell'unità, ma dove vanno piazzati i marker, che sono diversi, e finalmente poi cominceremo con l'esempio di gioco. Vedete la sequenza in questa pagina, che è molto semplice: pesca delle carte, si determina il primo giocatore, vedremo un po' come si determina il primo giocatore, la fase di azione, fase di attrito. La fase di azione chiaramente è la fase in cui si vanno a giocare le carte, e la fase proprio operativa di tutto il sistema. Ma di questo parleremo venerdì. Per il momento un abbraccio, vi saluto, chiudo prima il video. Come al solito avete già il video live, ma poi lo montiamo per renderlo più fruibile sul canale YouTube, proprio per approfondire il discorso. Ciao, e via con la sigla del Giannizio Nero Video. Ciao!